Oggi vi ho chiesto per quale motivo i video che stiamo facendo su YouTube ultimamente sono un pochino meno seguiti. Vi ho fatto una poll su Instagram. Chi non mi segue su Instagram, fatelo, anche perché a quanto pare vi piace di più quello che faccio su Instagram di quello che faccio qua. E la maggior parte di voi mi hanno risposto che è per via della mancanza dei vlog, che prima ne facevo molti di più e vi piacevano. Quindi sto cercando di riportarvi un po' di più nella nostra vita, nella nostra avventura, soprattutto ora che stanno succedendo un sacco di belle cose. Al piano di sotto c'è Lollo che si allena mentre io lavoro. Come vedete bene in tutte quante le clip di questo canale, io sto sempre lavorando. Lollo è sempre a fare qualcos'altro. Questo è il piano di sopra del centro, come vedete ancora completamente incasinato, dobbiamo fare un po' di acquisti all'IKEA e io sto lavorando qua, questa è la mia postazione, la stessa che avevo di là. Sto registrando un webinar. Vedete, c'è tutta la mia scrivania incasinata, gli appunti, qua c'ho le slide col programma di editing, registro un blocco di slide alla volta, lo edito sul momento per non perdere più del discorso. Mentre mi riascolto, disegno. Mi è sempre piaciuto disegnare, non sono mai stato bravo. Seguo un sacco di tutorial e ora sto cercando di migliorare anche sotto questo aspetto. Pure faccio il cubo, mi ascolto, vedo se sbaglio qualcosa, taglio e ricomincio. Quindi questa sera mi dedico a questa attività qua, anche se oggi sarebbe il mio giorno di riposo in teoria, ma tra banca, eccetera, sono venuto a lavorare lo stesso. E domani, se tutto va bene, cominciamo ad andare a comprare un pochino di mobili, un po' di arredo per questa zona qua. Vediamo se riusciamo a farvi vedere qualcosa. Perché quanto più il carico assoluto, che è esattamente quanto tu metti sul bilanciere, si alza, tanto più questo avrà un impatto strutturale e nervoso sul nostro atleta. Siamo talmente famosi che l'IKEA mi manda le belle ragazze a darmi una mano con gli ordini per sistemare un pochino la roba qua dentro, che non so fare gli ordini sull'IKEA. Non mi ha fatto divertire anche questa cosa. Oggi è venerdì, giusto? È venerdì, quindi avete visto un po' di clip di quello che stavo facendo giovedì. Oggi è venerdì, vi faccio vedere la vita dentro lo studio. Dietro la telecamera c'è Mirko, sotto nel gabinetto c'è Lollo. Sono bello? Facciamo un po', Cioè, due giovani qua. Due giovani dipendenti e chi è che deve fare le cose qua in mezzo Ma perché mentre loro fanno i cazzi loro? nel canale YouTube vogliono Capito? vedere te, Phil, non io. Certo, capito? Il primo bilanciere nerd esposto come una reliquia. Abbiamo finito di fare un po' i lavori, abbiamo comprato i mobili oggi, quindi il mio portafoglio piange. Montato un po' di roba in giro, mensole, cagatine varie, domani arriva il mobilio, ora ci alleniamo. Vi faccio vedere il mio allenamento numero 4 della giornata, sto facendo 5 allenamenti a settimana per poter avere una frequenza alta di panca e per poter dividere un pochino meglio le mie giornate di allenamento. Oggi ho la giornata variazione di squat e di panca a ROM maggiorato per dare più stimolo ipertrofico, quindi ho high bar e panca stretta, poi ho stacco pesante e poi un po' di accessori che ho le spinte su manubrio 45 che mi aiutano ad aprirmi un pochino ed avere una migliore postura e anche lavorare un po' con i fasci clavicolari del petto e poi dopo la lat machine. Aria, su verso di me, buono, chiuditi, buoni, buonissimi. Sto facendo ramping ad una singola pesante di stacco, 2,40 sono mossi benissimo, però
mi hanno fatto questo regalino qua, quindi i 2,50 metto le fascette. Allora, recensione delle barrette che abbiamo regalato della Bulk, come sono? Buone. Buone? Ti ha fatto piacere spendere 85 euro per comprarle, vero? Eh? Eh? E le vieni a rubare da me, pezzo di merda, non sei andato sul link! No. Oggi siamo messi così. Wow. Sono arrivati tutti i mobili IKEA. Tutti i mobili IKEA. E abbiamo questo casino impensabile all'ingresso. Io oggi penso di non montare nulla perché attendo i ragazzi il weekend, lavoro solo io dentro, sono tutto oggi da solo, tutto domani da solo a lavorare, e avevo intenzione di utilizzare questo weekend, sabato e domenica, per terminare completamente il mio libro, perché ormai mi manca pochissimo, voglio solamente aggiungere una piccola parte di conclusioni finali e devo rileggere tutto, anche se la prima parte è già stata corretta ed è, dovrebbe essere tutto quanto in posizione, fatto bene. Poi magari lo facevamo muto, mettevamo i sottotitoli, sì, però... Infatti. Ciao ragazzi, siamo al seminario di Boris Sheiko, dove ho avuto l'onore di prestare i miei bilancieri, ed è un evento molto molto bello che stiamo facendo qua nel Bolognese, stanno facendo qua nel Bolognese, e quindi volevo presentarvi gli organizzatori. E perché siccome non organizzano solo questo evento, ma ne organizzano tanti di molto interessanti, almeno chi mi segue, che è interessato a formarsi, può sapere dove cercare degli eventi di un certo livello. Ti lascio. Ciao ragazzi, io parlo a nome di 4Move, abbiamo organizzato questo evento, abbiamo avuto l'onore di avere Boris Sheiko e ovviamente a un grandissimo coach abbiamo voluto dare in mano un grandissimo prodotto. Quindi ci siamo rivolti a Filippo e ci ha fatto la cortesia di darci probabilmente i liberi bilancieri, cioè c'è la possibilità di trovare in Italia. Niente, vi invito, se avete voglia, andare sul nostro sito. Noi facciamo un percorso formativo molto interessante sul powerlifting. Il coach che presta la sua esperienza per formare con il nostro nome le persone nel campo del powerlifting in Italia è Emanuele Caratelli, conoscete sicuramente. Lo facciamo vedere, che la cameraman sfruttato a sollevare la videocamera, c'è un borghese, tutto il suo splendore. Tanti anni di allenamento del powerlifting per poter tenere ferma una telecamera durante l'intervista. Per dire che è meno estetico da vestito. I volumi. Ormai ci sono, ne approfitto anche al Wall del FIA dietro, perché il 21-22 marzo, sempre qui all'Unotel Bologna, saremo partner di Funzione in Azione, per cui vi invito eventualmente a affacciarvi a questo evento che è interessantissimo e raccoglie la quasi totalità degli esponenti della formazione italiana in 2 giorni. Bene, grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie mille. Un po' di piede. Ok,
Ciaschia si bello хорошо. Только я немножко испугался. Сейчас я тебя прошу, значит, давай на один раз ты отходишь, я тебе говорю, сколько надо немножко заузить ноги. Все, резумал. Лоло. Sexy smile. Save Lollo. Death smile. Comprate me. That's where all the troubles begin. Comprate la creatina. Death. Ragazzi dell'Eurogym. Может быть до 5 сантиметров. То есть за счет вы поднимаете таз, больше гриф уходит, плечи уходят за гриф дальше. Итальяна школ. La ciliegina sulla torta è delle su, c'ho un po' di problemi a cervicale. Давай клатчики попробуем. Ho capito, giusto? Ok. Есть такое правило, если взялся за штангу, никаких разговоров, ни с кем, ничего. Ты должен думать только о том, как правильно поднять, а не о том, как ты выглядишь, как на тебя смотрят. О, чисто классика. И увеличить нагрузку, значит, это на мышцы спины, гиперэкстензии, наклоны, стоя, сидя. Все будет хорошо. Chiudiamo qui questo weekly vlog, ragazzi, grazie per averlo visto, siamo tornati a fare un pochino di vlog in più. Perché, non lo so, è un momento felice, ci fa un sacco piacere condividerlo con voi, poi tantissimi di voi ci hanno detto che facciamo pochi video, che non vi portiamo più nel nostro percorso, nella nostra vita, quindi spero che vi faccia piacere questo ritorno. Ci impegneremo per fare un video a settimana, un vlog di quello che è successo nella settimana della nostra vita, che ultimamente stiamo facendo talmente tante cose che abbiamo veramente tanto da farvi vedere, quindi secondo me verranno anche dei contenuti molto belli. Questa settimana in particolare è stata molto impegnativa, ma la prossima ci saranno altre cose interessanti che voglio farvi vedere e penso domani, che è lunedì, di portarvi con me, farvi vedere un pochino cosa c'è dietro i nuovi progetti, quindi i bilancieri che stiamo realizzando, qualche nuovo prodotto che dobbiamo ancora tirare fuori, ve lo voglio far vedere. Quindi guardate anche quello perché sarà interessante. Spero che il video vi sia piaciuto. Voglio ringraziare Boris per aver fatto pubblicità al mio bilanciere e al mio link Powders, che ovviamente era uno scherzo, non ha detto veramente quello nei sottotitoli. E basta, grazie per aver guardato questo video. Ci sentiamo presto. Ci vediamo presto. Ciao!